abbiamo un attimo trascurata sta questione. Non vorrei che c'è l'illusione, ci siamo arrivati tutti quanti, che tutto il problema si risolverà con 7 e che insomma, cioè, forse questo rientra proprio in come funziona il meccanismo, secondo me, che noi siamo ora tutti convinti che col 7 stiamo a posto, cioè che tutte le nostre energie, i nostri pensieri sono diretti al 7 e non ci stiamo a rendere conto che quella invece è proprio una cosa che verrà magari anche incanalata, strumentalizzata, che è prevista, perché ci hanno comunque un mese che l'abbiamo annunciato, tutti i modi anche per sgonfiarla a livello mediatico, ma anche magari il giorno prima con l'annuncetto di turno del minimo contattino. Quindi capiamo un po', invito a una riflessione, al fatto di saper guardare anche oltre, perché probabilmente se no rischiamo che ci avremo una mazzata qua dietro, il 7, che andiamo là, ci facciamo un mazzo così e non otterremo nulla, e non cambierà nulla, torneremo qua e la cosa che la gente comincerà a dire è: ah, vedete, protestare è inutile, vedete, non serve a niente, abbiamo fatto questo, abbiamo fatto quest'altro, non è cambiato nulla. Cosa che già sappiamo non è vera, perché tutte le modifiche, tutte le migliorie che abbiamo ottenuto, comunque tutto quel poco che si è smosso, a partire dal fatto che il centro è un minimo ripopolato, l'abbiamo ottenuto attraverso la nostra azione concreta, a partire dalla carriola, a partire da tutte le manifestazioni. Quindi la speranza di questa città è appesa a queste azioni come queste, quindi questo non è neanche da metterlo in discussione, secondo me. Però capiamo anche come andare avanti, che possiamo fare. Cioè, per esempio, se quel giorno non cambia nulla, se nella manovra non passa manco un minimo emendamento, la butto là, si minacciava, gente minacciava che diciamo non ce ne andiamo, rimaniamo a dormire sotto al Senato, mettiamo le tende loco sotto, non cambia l'emendamento, io mi addormo qua. Oppure, che ne so, minacciamo che chiudiamo i caselli. Cioè, se non cambia nulla, noi chiudiamo i caselli, la giornata qua all'Aquila non si entra, l'Aquila è chiusa, chiudiamo i due caselli, la Salaria, l'Aquila non si entra. Però dobbiamo sapere, insomma, guardare anche avanti, e soprattutto raccolgo l'invito che ha fatto Orzo, di dire formalmente da questa assemblea: guardate che se veramente avete intenzione di andare avanti così, l'Aquila le tasse non le pagherà. Sciopero fiscale, chi lo può fare, chiaramente capisco che è stata per i dipendenti pubblici c'è questo problema, però noi comunque a livello di opinione pubblica questa cosa la dobbiamo lanciare, non è che siamo noi i primi che ci dobbiamo mettere le mani avanti, quindi è una cosa iniqua e non la riconosciamo. Cioè, non ci fermiamo solo al 7, solo alla giornata del 7, perché sennò stiamo cadendo proprio nel tranello. Cioè, è una cosa di lungo periodo, dobbiamo sapere come affrontarla e come tenerla viva, insomma.